quel Mega Mewtwo entrerà in campo in qualità di Mewtwo normale. Una volta shottato si mega evolverà, risorgendo. Quindi fondamentalmente sono 7 Pokémon. Wait, quanti erano Darkest Lariat? Huge. Questa è incredibile. Ok. Gigaton, Salamence. Gigaton, io, tu, Hypervoice, abbiamo vinto. Deathless. Sì! Immagino di dover plannare il tizio di Urshifu, giusto? Ok. Vincere questa battaglia ci garantisce Capfu. Ciò ci permette di sbloccare Urshifu single colpo. Vai, Galvantula. Indovinate chi viene gestito completamente annullato da Marowak. C'è una Tailwind, quindi non outspeederemo mai nessuno dei suoi Pokémon. Ma come potete vedere, il nostro team non fa della velocità il suo cavallo di battaglia. Qui andiamo di Rock Slide, perché qualora ipoteticamente lui switchasse su Celestia per qualsiasi ragione, non attiviamo la Weakness Policy e Rock Slide. Nice IQ, bravo. Avrebbe preferito Sticky Web a sto punto, ti dico la verità. Va bene, questo è morto. Ora, secondo me, entra Urshifu single colpo. Perfetto. Questa è un'ottima cosa, perché lui qua vede la kill di Wicked Blow e può entrare. Il plan su Urshifu single colpo è abbastanza peculiare. Oh, dentro Golisopod qua si becca Wicked Blow. Questa mossa critta sempre, ma Golisopod la tanca sufficiente bene da non andare in range di vita rossa. Porca troia, ha max rollato. Ora, Golisopod qui va a fare first impression. Farà circa 45. Urshifu non lo killa mai di crit, ma lo manda sempre con Wicked Blow. Questo Urshifu è Choice Scarf, in range di Emergency Exit. Non ci killa mai. Il che però attiva Emergency Exit e quindi fa entrare Safe Slowbro. Perfetto, non ha switchato. È un po' spaventoso vederlo così. Anche noi abbiamo max rollato, ma vi assicuro che questo Urshifu non muore mai. Se muore mi taglio il pisello. Lo dico. Ok, Emergency Exit. Questo ci permette di avere uno switch safe su Slowbro. Qui abbiamo equipaggiato al 100% la Slowbro. Niente, assolutamente sì, altrimenti è finita. Qua lui dubito voglia non tirare Wicked Blow, non switcherà mai. Quello che non sa è che noi possiamo mega evolvere, diventare Battle Armor, annullare il suo crit, subire un tenue 45% di vita e killare con Surf. Lui non switcha mai perché vede praticamente una kill. Se switch è letteralmente il più stupido del mondo. Questo era il più difficile. Questo è 54% di roll minimo, è sempre giù. GG. Buono, questo plan qua ha costruito benissimo. Allora, qui Celestila permette a Slowbro di fare un hit safe. Non c'è ragione per non farlo, no? Vai di Surf. No flinch. Unlucky. Ok, dobbiamo switchare dentro Jellicent qua. Ora Jellicent entra su Air Slash e diciamo che se lui flincha un po' siamo nella merda. In teoria Jellicent può fare 1v1, ma i flinch possono essere un problema. Oh, qua tiro recover. Ok, buono. Qua in teoria la play è alternare surf e recover. Dipenderà molto dai suoi flinch. In teoria abbiamo molto range. Ok, ottimo. Primo danno messo. Deve succedere il finimondo, ah. Quel flinch su Slowbro ci ha rotto un po' i coglioni. Ok. Va bene. Non c'è problema. Si attiva la l'antistolia. Ma va benissimo così. Noi pigiamo recover e quando rientra lo ristolliamo allo stesso identico modo. Potrebbe essere Z di Dragapult. Allora, il nostro Waldrain è Choice Packs. Lo shotta. Entra di Waldrain, è la call giusta. Immagino possa arrivare la Z. Invece arriva Diddens. Va bene. Qui se lui tira la Z siamo safe da crit. E se switcha possiamo rifare questo matchup 50 volte. E noi DS minchiliamo. Questa la teniamo, anche crit, grazie alla magnifica abilità di Waldrain che lo rende un Pokémon assurdo. Adesso si attiva un incredibile bug per cui con la Z Furcoat non funziona, quindi muore. Easy. Grazie Dragapult, è stato un piacere. Di nuovo Celestino. No, perché è danneggiato, giusto, quindi Cloyster. Qua potrebbe andare di Rock Blast, ma in realtà credo che faccia Shell Smash. La nostra call qui è come al solito Quaquavallo, che su Cloyster è sempre una certezza. Ora Quaquaval ha la kill di Close Combat e lui non ci shotta mai con i crit. Quaquaval prende 10% da ogni roba, anche se crittassero tutte e 5 sarebbe safe. Quaquaval è veramente un Pokémon che ho sottovalutato. Non è un grandissimo Pokémon, ma è davvero tanto, tanto, tanto utile. La sua combinazione di tipi è eccezionale. Il fatto che lui gestisca così bene i Cloyster che sono spammati è davvero tanta tanta roba. Il fatto che sia Rapid Spinner è tanta roba. Ma il Pokémon. Bene.
Ah, ho capito. D'accordo, è shiny. Va bene. Siete pronti? Per Jellicent che chiude la fight perché questo Pokémon non ha una singola mossa per colpirlo? Sai cosa? Questo switch, sicuro. Entra Celestia, fai surf. Non switch. Oh, wow, la Salac Berry. Ho molta paura della sua velocità. Bravo. Posso dire che gli Urshifu su questo gioco li bullizziamo a livelli estremi? Bene, e ora c'è Jellicent in campo contro Celestila. Perché quale hanno un switch diretto dato che non ha mosse? Probabilmente perché Celestila ha bassissime probabilità di base di entrare perché è molto danneggiato. Jellicent sale all'81, prima volta che vedrete un Pokémon salire di livello su Radical Red durante una battaglia, immagino. Oh, prendi il Pokémon di mio nonno. You received un Pokémon che giocherà alla Lega, se ci arriviamo! Sandra è un bel demone, soprattutto è un demone, il suo Duraludon, non so come gestirlo. Adesso vedremo. Compagni di mille avventure, questa fight è veramente difficile. Temo che molti di voi ci lasceranno. Inteleon, mi sa che posso già mettere 22 sulle morti. Clotsire, spero di non dover metterle 23. Oh, Sandra, bene, sì, lei è la capopalestra, l'ottava capopalestra di Pokémon Radical Red. Giovanni è andato a fanculo. In questa battaglia che sta per avviarsi, non possiamo portare nessun Pokémon di tipo folletto e non potremo rimuovere le Hazard, che realisticamente Shackle, se dovesse switchare, metterà in campo, altrimenti one shotato. Bene! Gente, ottava palestra di Pokémon Radical Red. Buona fortuna a tutti. Incrociamo le dita. Abbiamo fatto del nostro meglio. Dentro Shackle. Noi Jellicent. Noi facciamo moltissimi danni con Water Spout. Questo spero scongiuri Shackle da switchare. Se switcha dovrebbe entrare o Roaring Moon o Eternatus. E lì ci accoleremo le Steltro anche il turno dopo. Tutto dista un solo click. Yes! Ok. Parte 1 del plan è andata bene, questo Shackle muore. Penso che la nostra call sia stata ottima. Jellicent su Pokémon Radical Red è un Pokémon estremamente forte, ha un altissimo attacco speciale. Ora è Roaring Moon o Eternatus. Ok, Roaring Moon, madre di Dio, che cosa. Brutta roba. Allora, questo è probabilmente Crunch. Qui arriva la parte particolarmente spaventosa del plan. Allora, Golisopod, drop di Crunch ci fa capperebbe la vita. Preferisci Crit, probabilmente. Ok, nessuno dei due. Bene. E ora, quello che non avreste mai voluto sentirvi dire in un hardcore Nuzlocke. Signore e signori, dobbiamo hittare un 75% con Golisopod. Se non lo facciamo, e lui fa 5 hit di scale shot, anche se abbiamo una Citrus, mi sa che moriamo. Buona fortuna. Esci ne vittorioso. Non ci credo, ha switchato. Anche se aveva... Oh, merda. Questo è un mezzo incubo. Anche se aveva scale shot che hittava. Questo è un problema importante. La nostra call per Eternatus probabilmente è ancora più marcia rispetto a quella che avevamo per Roaring Moon. Tra l'altro ora su Roaring Moon dovremmo saccare per far entrare Golisopod. Clotsire. Unaware. Questo tirerà... Suppongo... Spero. Meteor Beam, in realtà. Ok, arriva Meteor Beam. Lui si carica immediatamente. Va a più uno di special attack, ma siamo unaware. Questa cosa è inutile. Ok. Sono cazzi amari, ragazzi, quello switch di Roaring Moon. Io speravo che non succedesse. Bulldoze perché vuoi immediatamente fare speed control. Perché in caso morisse Clotsire abbiamo bisogno della revenge kill di Dodrio, che ha questo fondamentale ruolo in questa lotta. Fare il revenge killer. Ok. Buono. Ora devo giocare un po' di recover e sperare che non critti. Non ce la faremo mai, secondo me. Suppongo di dovergli cercare di stollare Dynamax Cannon, vero? Ne ha fatti due. Prima o poi entrerà in campo l'anti-abusing AI. Qua reggiamo crit. Questo è il terzo. No crit. Clotsire. Ti sto chiedendo molto, Clotsire, lo so. No crit. Ok. Crit. Tipo. Una mano, qualcosa. Ok, qua è sempre Q perché se per qualche ragione non fa recover io killo. Penso che attaccherò con EQ sperando di crittare e attendendo la recovery di Leftis. O sperando che lui prima o poi tipo smetta di fare recover. Lui con recover recupera vita però. Adesso la situazione si è invertita, che game. È Clotsire che stolla le recover sue. Dovevo dare PB Max a Earthquake, non ci ho pensato. A pressure, merda a pressure, non l'ho contato. Non ho considerato che a pressure non posso PB stollare sta merda. Oh mio Dio, ho fatto un disastro. Ho paura a entrare con Dodrio, raga, se perdo Dodrio è finita. Probabilmente preferisco rischiarmi Yone. Vedi, mi vedo qua. Ok, io un atom. Non sono sicuro che non switchi questo. Qua recover. È rimasto. Ok. No crit.
Ora dorme. Qua sullo switch tiro bulldoze e poi terremoto. Proviamo a... Lui potrebbe switchare, per questo tiro bulldoze. Magari faccio speed control dietro. No, cazzo, potevo mandare Dodrio, non ci ho pensato. Fatto una cagata. Ho intato. Dovevo diventare Dodrio. Che idiota. Ho sbagliato, misplayato. Ho sbagliato. Calma. Ok. Va bene. Rientra addormentato. Drop di speed di Necrozma. Fantastico. Fosse entrato Magiana sarebbe stato un incubo. Ci ho pensato. Ottimo questo bulldoze che abbiamo fatto. Ok, questo è Necrozma Dusk che però diventa Ultra Necrozma. Grazie a tutti. Credo che sia Photon Geyser. Va bene. Allora, qui dobbiamo ragionare bene. Noi abbiamo Foul Play. Ora Foul Play è un roll per killarlo importante. Ma se io faccio Slack Off e lui qua va a più uno, poi killo garantito. Slack Off è sempre safe, eh? Mega Slack Off. Ok. Ok. Slowbro ora non può prendere crit. Ora con Foul Play killiamo Necrozma. Il concetto è che se qui Necrozma switch possiamo rifare sta giocata. Qui ora lui si vede morto. Qui per qualche ragione Necrozma switch possiamo rifare la giocata. Top. Ok, è roaring. E questo è molto meno top. Qua è crunch. Davanti a roaring dobbiamo saccare. Sì, ora non ha il booster. Slowbro con teleport. Crunch qui fa 37, 45. Fai didens. Yes. Ok. Ora Golisopod non deve più giocare il roll. First impression. Non switchare, merda. Dobbiamo rifare sto giochino. Duraludon. Non credevo che Roaring switchasse più di tanto. Qua devo saccare Inteleon. Il problema è che poi dopo su Roaring Moon dovrò inventarmi qualcosa. Ma immagino che Slowbro sia ok, no? Oh, qua su Duraludon è dove abbiamo pianificato il sack di Inteleon. Poi entra Dodrio e a quel punto Dodrio dovrebbe killare Duraludon e in generale prendere tipo una marea di kill. Poi rientrerà Roaring Moon e lì è da capire. Immagino che... però abbiamo bisogno anche su Magyar. Ma intanto manda Inteleon. Qua Inteleon muore. Non penso che possa reggere. Mi sorprenderesti. Che grande. Grazie Inteleon. No, sa che era inutile, raga. Sa che era completamente inutile. Dodrio kill. Ma poi il problema è che qui entra Roaring Moon. Passiamo in merda, vera. Ok, non lo switcho perché non ha buoni ingressi, raga. L'unico buono che è Roaring Moon, ma Roaring Moon è danneggiato, quindi dubito che entri. E se entrava era ottimo per noi. No, moriva anche lui. Ok, questo è Kum. Qua è sempre Golisopod. Perché? Vediamo se ha senso. Golisopod entra. Se prende Q, scale shot o crunch, scale shot 5 hit più un crit ci tirano giù. Dovesse anche arrivare qualcos'altro e dovesse Golisopod uscire, possiamo entrare di Slowbro, fare teleport e rientrare con Golisopod. Quindi qua è sempre Golisopod. L'interazione che hanno Golisopod e Slowbro è mostruosa. Ottimo EQ, vuol dire che potremmo rifare questa interazione. L'interazione che hanno Golisopod e Slowbro, ve l'ho detto prima, è mostruosa. È semplicemente mostruosa. Non ha switchato. Pensavo Magyarna. Vai. Ok, questo è giù. L'interazione che hanno questi due Pokémon è completamente rotta. Ci permette di fare delle cose assurde. Uno è addormentato, questo è Magyarna. Ok. Qua è sempre T-Ball suo, quindi è sempre Dodrio mio. Perfetto. Ok. Grande Dodrio. E t'avevo messo nel box dei sack. Ok. Non rischi un cazzo, anche perché se perdi Dodrio perdi un'occasione probabilmente su Eternatus, quindi... Ok. Qui come prima è sempre Slack Off. Top. E il fatto che abbiamo pescato, il fatto che ci siamo ricordati di Foul Play di Slowbro, permette di avere un matchup veramente più tranquillo. Ok, questa sarà una 50%, noi killiamo di Foul Play. Kill garantita. Ok, ha già fatto un turno di sleep, vero? Può svegliarsi subito, giusto? Ti direi che riparto con la danza di Clotsire. Bulldoze killa qua. E se lui fa recover, risparmiamo un po' di roba. Yes!
Ma vaffanculo, va. Fanculo, dai, planna questa merda. In realtà abbiamo già plannato gran parte di questa fight. Dobbiamo semplicemente sistemare un po' le cose, cercare di non entrare, di non far entrare Chandelure su un Pokémon che vogliamo far vivere. Se Chandelure entra su un Pokémon, realisticamente ce lo killa. Che sarebbe ok, nel senso che se noi per qualche ragione riuscissimo a baitare Chandelure sul Pokémon giusto, andrebbe anche bene. O baitare Chandelure per ultimo, alternativamente sarebbe ok. Questa fight è... tremenda. Probabilmente lo è più di Brendan, perché se non altri Pokémon di Brendan, ho la sensazione che su Brendan si abbia un matchup migliore. Qua è tutto un po' un casino con quel Venusaur. Fanculo, vai. Bene. Caratteristica di questa lotta: la condizione a cui andremo incontro è la palude. Vuol dire che la velocità dei nostri Pokémon è ridotta del 75%. In buona sostanza non outspeediamo mai, se non con le priority. Ok, Iron Hands dentro Marowak. Mi sono cagato addosso, questa qua però è semplicemente l'animazione della palude, va bene, non lo sapevo. Questo è il giochino, indovina quale Pokémon viene wallato da Marowak. In realtà, essere onesti, Marowak non lo walla così bene, perché questo è Knock-Off, ma Will-O-Wisp, qua dovrebbe arrivare sempre Knock-Off perché noi abbiamo un item e lui fa danni. Il nostro item è la Colbur, qui dovremmo subire circa 33%. Ok, Will-O-Wisp entra garantito perché questo qua, Marowak è un tipo fuoco. Adesso, ora Iron Hands è decisamente meno minaccioso. Ora le sue knock-off dovrebbero fare circa 15 e noi con Bone Merang in 3 hit, aiutati dalla Burn, lo tiriamo giù. Il problema è che qui potrebbe essere tranquillamente uno switch sui Dragon. Ci importa il giusto, perché lo switch sui Dragon è quello che vogliamo. Ok, non ha switchato sui Dragon. Questo è... Minchia, ma che danno ha? Calcolato male? Ok, Marowak non riesce a gestire Iron Hands. Suppongo non un buon inizio, giusto? Ho 99. 55. Marowak, mi sa che devi doggiare un crit. Tanto non ho alternative. Non ho alternative. Sapete cosa è successo? Mi sa che ho visto il danno di knock-off con l'item, ma con la Colbur. Quindi lui fa un 1.5 in più di quanto pensavo. Possibile che switchi qui Iron? Suppongo. Ok. Va bene. D'accordo. Qui il brutto è che lui legge kill. Quindi si non entra su... nasty plot. Qua la call è un po' contorta, ma dovrebbe essere ideale. Ok, questo è un danno ridicolo. Quello che succede ora è che lui farà quasi sicuramente nasty plot. Tu vai a fare U-turn. Bene, ora Golisopod ce l'ha sotto scacco. Dovrebbe tirare giù questo Pokémon. Credo che ci sia la possibilità che qualcuno switchi. Non Iron Hands. Potrebbe a questo punto entrare di King Gambit, che sarebbe ok perché non sarebbe boostato. Quindi comunque sarebbe una buona situazione. First impression. Nice. Ok, questo è morto. Ora dovrebbe essere King Gambit. Spero che sia King Gambit, perché gli altri sono tutti due hit KO. In realtà in queste condizioni forse potrebbe essere addirittura Venusaur. Questo sarebbe un disastro. Ok, King Gambit, bene. Qua King Gambit ha solo uno più di potenza, il che va benissimo. Sono abbastanza convinto che vada di Sword Dance. Quaquaval. Ora Quaquaval ha l'abilità Nerve, quindi annulla la Chopple di King Gambit. Ok, perdiamo la Sash, ma siamo safe. Se qui switchasse King Gambit sarebbe il delirio. Questo mi sa che è Venus. Prima arena, stiamo andando in merda, ragazzi, ve lo dico. Oh, bel crit. Speravo danzasse sto coglione. Però certo, Knock-Off aveva una buona priorità perché avevamo un item. Questo è Draining Kiss. Lanturn è la nostra call su prima arena. Anche qui Lanturn è una call decisamente contorta. Pronti per cringiare. Lui recupera tutta la vita. Credo che qua sia ancora invogliato a fare Draining. Potrebbe fare anche Calm Mind. Qua è Screech. Ok. Non ci credo, Lanturn. Prova di nuovo. Ok. Non ricordavo nemmeno che Screech potesse missare. Una volta me le gioco queste percentuali di merda. Quello che potrebbe succedere è che se... è che poi dopo... No, non dovremmo mai morire di raccogliere in realtà con Wildcharge. Pigiala. Ti odio.
È un disastro, raga. Allora, qui potrebbe entrare di nuovo Qualcomm, ma se lui riswitch, siamo punto a capo. Siamo finiti in questo loop. È un disastro. Credo che sia persa. Cioè, a meno che non faccio qualche power move, ma King Gambit, se entra sempre su Lantern, finisce male. Allora, il punto è che Qualcomm ha ancora margine. Però... Allora, qua è sicuramente knock-off. Qualcomm, allora che senza item, gestisce. Il problema è che realisticamente lui switcha. Di nuovo. Poi rientra prima Rina, non gli fai un cazzo. Fa Draining Kiss, rientri con Lantern, sei punto a capo. Poi rientra di nuovo King Gambit e sei di nuovo punto a capo. Magari non legge anche il Fast Wardance. Ok, qua salvo crit siamo safe, ma lui switcherà. Flip turn. Ok. Non ci credo. Bel crit qua qual. Oh Cristo Dio. Immagino sia quasi una buona notizia, vero? Entra Snorlax free. Dragon è morto. Potrebbe rientrare anche di Primarina volendo. Entra di King a bit bestemmio. Ok. Raga, è un macello. Verità è questa. Stavo pensando a Golisopod. Golisopod tanka tutti i suoi hit. E poi ci dà un free switch su Lantern che potrebbe killare di Spark. Credo che sia Golisopod qua. Goli. Ok. Unlucky. Avevo Sucker Punch poi per finirlo. Chi entra? Thanks Golisopod. È stato bello Golisopod. Grazie per tutto quello che hai fatto. Perché cazzo è entrato lui? Ho Sucker Punch. Perché è entrato? Sucker Punch crit non killa, raga. Non ha speranza. Flamethrower killa con ogni roll. Qua la sfortuna è stata che Primarina ha fatto Calm Mind. E se non avesse fatto, se avesse fatto altro, probabilmente avrebbe attivato. Sarebbe andata diversamente. Qua se lui avesse fatto una mossa normale, poi l'avesse rifatta, avrebbe attivato Emergency Exit. Saremmo stati tranquilli. Ma purtroppo ha fatto Calm Mind. Liquid Voice ha fatto al bassi, non si è attivato e quindi adesso muore lui. Grazie Golisopod. È rimasto dietro King Gambit. Adesso Qualcomm ha preso troppi danni e non riesce più a gestirlo. Vabbè, senti Snorlax. E non è ancora arrivata la parte difficile della lotta. La parte difficile è questa. Wow, leggeva kill anche di questa. Makes sense. No poison mi aiuterebbe. Grazie. Ora è Zen Headbutt e poi Rest. Cioè addirittura fare Igor's Power in Predict se sono... un matto. Ma qua non credo che sia mai King Gambit perché legge il danno di Aghanim. Oddio, potrebbe essere. Regge talmente tanto quella roba. Allora, per quelle che sono le mie conoscenze, è difficile che... Se non è entrato prima... Secondo me non entra neanche adesso. Prima doveva entrare su Lantern. Prima non è entrato su Lantern. Sto pensando a cosa rischio se... banalmente rischio più crit su Snorlax, raga. Qua... doppio un crit di Chloroblast dei prossimi due siamo morti. Igor's Power su King Gambit. La verità è che ci guadagno comunque poco, raga. Suppongo che su Sword Dance guadagnerei... Fanculo T-Rank. Sapevo. No crit. Oh sì! Oh sì! Ok. 100 ha rinnovato l'abbonamento per 11 mesi. Ok, ora... se io... qui mando Lantern, potrei avere un free switch su King Gambit. Lantern ovviamente morirebbe. Quello che però succede è che a quel punto King Gambit si entra, ma abbiamo killato 4 Pokémon. Questo significa che qua Qualcomm regge. Sac di Lantern. Ok, questo è morto. Grazie Lantern. Grazie mille Lantern. È stato un gran Pokémon. Se io mando Qualcomm dentro King Gambit, ok. Se io mando Qualcomm dentro Iron Hands, posso switchare dentro Insim. Se io mando Qualcomm dentro Iron Hands, posso ancora recuperare Qualcomm. Manda King Gambit. Me la semplifica. Ok, Qualcomm devi... reggi.
Tanca crit, ti prego qua, ti prego qua, ti prego qua, qua. Bravo! E ora Insi vince. Wait, se fa Drain Punch è un disastro in realtà. Suppongo farò U-turn, no? Lui con Drain Punch prenderebbe 8.6, 10. U-turn più burn into una priority qualunque da vinta. Easy. Ok. Immagino di dover essere contento di averla vinta, vero? Per quanto era complesso il matchup, ma... Golisopod... Non so come gestirò il prossimo Pokémon, la prossima lotta adesso. Però dai, siamo ancora vivi. Questa di Golisopod è nettamente la morte più tragica della serie, ragazzi. Adesso buona fortuna. Altra battaglia con la palude. Goli era molto utile su questa, sì. Nel senso, forse con un sack potremmo anche buttare dentro un pazzo. Probabilmente ora la cosa che si avvicina di più alle sue prestazioni è Tinkaton. A sensazione entra una grass sul nostro team di TV Acqua. Ma non solo... Sicuro, eh? Ma se dovessi fare una scommessa, per dire. Gente, buona fortuna. Ultima fight prima della via vittoria, dove poi ci attenderanno 7 allenatori, dove speriamo che Golisopod non sia fondamentale o chiunque altro morirà in questa lotta o nelle lotte precedenti. C'è di nuovo la Swamp, quindi i nostri Pokémon sono ancora lentissimi. Abbiamo un po' di priority in questo caso. Da quello che abbiamo visto, il matchup dovrebbe essere un po' più facile rispetto a quello che abbiamo con Gary. Entra Tyrantrum. Lead di Quaquall, non ci crederete. Ma è ancora lui al centro. Eccola la Swamp. Al centro del plan. Ok. Close combat. Lui non dovrebbe mai switchare. Perfetto. Ok. Max rollato. Ora. Close combat. Ora noi prendiamo il drop. Lui dovrebbe leggere sempre kill ed essere più veloce. Non sa che abbiamo acqua getto però. Se ho imparato bene questo gioco qui non switcha mai. Ok. Bene, ora dovrebbe essere Marowak garantito con il set di mosse che abbiamo. Ok. Dovrebbe leggere sempre la kill, soprattutto perché siamo a meno uno. Quindi dovrebbe fare Shadow Bone dentro Wall Drain. Anche. Qua il nostro plan è un po' strano. Se noi facciamo flip turn e lui non switcha, noi possiamo entrare e killare con Feraligatr. Lui è più veloce di noi. Se switcha possiamo fare repositioning ed è ottimo. Perfetto, 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 perfetto. Ora, ho avuto un'intuizione importante, raga. Se funziona, abbiamo avuto una grande intuizione. Feraligatr. Acqua getto. Lui potrebbe switchare, ma essendo più veloce potrebbe non farlo. Se lo fa sarebbe un po' fastidioso, in realtà. Ma a questa vita qua verrebbe giù comunque di acqua getto, quindi... modo lo troviamo. Lo switchare? Yes! Ok. Ora, qua c'è una bella sliding doors. Noi non sappiamo se la IA, nel ragionare gli switch... legge che siamo in questo momento Choice Band con Acqua Getto. Perché se non lo legge entra Landorus. Se lo legge probabilmente è uno tra Empoleon e Sceptile. Fammi vedere Landorus. Ok. Va bene, perché è Empoleon. A quanto pare la legge. Allora, qui il problema è che Feraligatr è sotto Choice Band. Quindi qua dobbiamo fare un pivoting con Quaquaval. Che con Close Combat peraltro killerebbe. Pigerei close combat qua. No burn. No burn, no burn, no burn, no burn, no burn. No burn, no burn, no burn. Yes! Ok, bravo Quaquaval. Che cazzo di Pokémon, incredibile come la sta clutchando in late game. Penso che sia entrato in quasi tutte le fight del late game, impressionante. Qua è random. Ok. Ma non c'è Empoleon, questa è una grande cosa. Allora, non sa chi Quaquaval, sa chi Feram. Poi è Tinkaton. E nel caso poi è di nuovo sa chi Quaquaval. Feraligatr! Grazie per aver fatto cacare tutta la run. Pensa. Saresti anche sopravvissuto probabilmente. Se non avessimo perso con l'isopod, incredibile, sopravvive perché leggeva la kill di Aku, certo. Fera. Comunque ti sei sacrificato. Meglio di così non potevi fare, campione. Ha preso la kill su Marowak, buttala via. Ok. Allora, Tinkaton ha la kill su Sceptile. Lui potrebbe switchare su Explode, secondo me. Ice Hammer. Nice. Tinka e Sash. Quindi questo lo tanca anche crit. E killa di Ice Hammer. Bene. Ora credo Explode.
Va bene. Explode viene annullato da Jellicent. Ok, immagino che sarà una battaglia di questo tipo. Non dovrebbe mai switchare dentro l'Andorus perché l'Andorus si vede morto. Aspetti che Explode muoia di burn. Freeze di Ice Beam sarebbe fastidioso, ovviamente. Se ti frizza, se mi frizza, pace, butto Snorlax e ce la giochiamo come da plan. Non ci perdo niente. Se mi frizza, Jellicent può comunque provare a fare un hit. Tanto da dot di Freeze è safe. Poi switcha su Snorlax che ha la vita più facilitata. Altro recover, no Frostbite. Crit va bene, basta che non sia Frostbite. Incredibile, ha preso crit più Frostbite all'ultimo. Allora ora crit più Frostbite muoio. Considerato quello che rischio se switcho Snorlax e pigio Surf, e tanti saluti. Ok, killalo. È un 75% circa di killare. Oh wow, era... sorry. Scusate, c'era il crit proccato sul surf, non lo killavamo mai. Qui deve entrare Snorlax, plan originario. Ha un 33% di fare Earth Power. Se crit di Earth Power, Snorlax è nella merda. Però voglio dire, tipo non farlo. Nice, ovviamente. Qui lui dovrebbe andare sempre di Earth Power su Snorlax. Vede più danni. Suka, Suka! Tutto quanto in gola, fin dove arrivi? Easy, grazie per Alligator, grande fight, ci voleva. Ci voleva, ragazzi, dopo Golisopod, eh? Sì, il fatto che sia entrato presto in Empoleon ci ha aiutato. Non è che ha consolidato la vittoria. Realisticamente, se non fosse entrato prima in Empoleon, avremmo dovuto saccare. Ci aspettano 7 fight obbligatorie prima della Lega. Più, vabbè, eventuali mini boss se vogliamo sbloccare qualcosa che ci servirà nel planning. Quello lo valuteremo. Signori, questi sono i superstiti che sono arrivati alla via vittoria. A loro si potranno aggiungere una cattura nella via vittoria stessa, un errante, potrebbe essere CU, e un Pokémon ipotetico alla via vittoria, cioè alla Lega Pokémon, cioè un nuovo Schizum. Bene, a questo punto del video dovrebbero esserci 7 lotte della via vittoria tutte assieme. Però, io non posso non dirvi questa cosa, siamo in live domani alle ore 21 su Pokémon Radical Red per affrontare la Lega Pokémon, la stiamo già planando. Questo ovviamente significa che le battaglie in via vittoria sono già state fatte, sono già state vinte, ma soprattutto significa che questo video deve uscire presto, perché così almeno poi facciamo la Lega senza arretrati. Quindi, siccome altrimenti verrebbe un lavoro infinito, siccome lo sto editando io e siccome non ho tempo, vi faccio un riassunto delle lotte della via vittoria, va bene? Vi faccio un riassunto, vi ricordo anche di abbonarvi, visto che non l'avevo ancora fatto, di iscrivervi al canale e di mettere un mi piace, di seguirmi su Twitter. La prima e la seconda lotta sono abbastanza semplici in realtà in via vittoria, abbiamo solo qualche difficoltà con alcuni switch, in particolare nella prima è difficile capire l'IA di Shedinja, quando entra, quando non entra. Alla fine in buona sostanza lo gestiamo con un Will-O-Wisp di Marowak tirato blind su Galvantula, perché come in tante altre lotte di Radical Red andiamo ad utilizzare Marowak come pivot per poi colpire in back i Pokémon che entrano quando c'è un Pokémon che non riesce a gestire Marowak. Mentre invece nella seconda lotta il problema è Cyclizar, che se switcha può attivare la sua mossa Shed Tail e mettere un Pokémon dietro sostituto. Questa volta succede, andiamo un filino più in difficoltà, c'è una situazione di stall con Mega Kingler e Hatterene. A un certo punto provo a romperla, ma entra Cyclizar, mette Substitute. Comunque alla fine avevamo un hard counter per ognuno di quei Pokémon, quindi tutto sommato la lotta è filata completamente liscia. La terza battaglia purtroppo è quella in cui abbiamo il matchup peggiore. L'allenatore avversario starta con un Metagross che può settare le Stealth Rock ed esplodere. Noi non abbiamo fondamentalmente call per evitare tutto questo, se non Quaquaval, che però ovviamente rischia molto, e infatti... Vai Quaquaval! Metagross. Questo Metagross mette le Stealth Rock e non abbiamo call per evitarlo, se non Quaquaval. Ora, se questo Metagross tira Explosion turno 1, Quaquaval è GG. Se tira Stealth Rock vai a fare Rapid Spin. Se switcha, Quaquaval è ancora vivo, può sperare di vivere, altrimenti se tira Explosion è GG. Quaquaval, a prescindere da tutto, è un onore giocare con te. Sei stato un grande Pokémon. Mi hai fatto ricredere su molte cose. Che tu vivo, che tu muoia, entrerai nella storia di questa Nuzlocke. Non esplodere. Fai stealth. Comunque, a parte il sacrificio necessario e doloroso di Quaquaval, la lotta procede abbastanza sui binari giusti. Rischiamo Zapdos contro il Mega Pinsir dell'avversario. È particolare la situazione perché Zapdos sarebbe un Pokémon da Lega, non dovremmo rischiarlo, ma era la call in assoluto più safe che avevamo. Poi per il resto del team riusciamo in qualche modo a gestirla, anche con Mega Snorlax, che se non sbaglio fa il suo esordio, contro Starmie, che era un cliente abbastanza ostico. Andiamo diretti alla quarta battaglia. In realtà ora ci troviamo ad affrontare tre battaglie che sono tutte relativamente semplici, il che vuol dire che non ci mettiamo
metto più di un'ora a planare, ma tipo 50 minuti. Nella prima il mio plan in realtà fa abbastanza schifo, in particolare sull'Atias devo rischiarmi un crit. Poi per il resto in realtà è tutto abbastanza gestibile. Slowbro è un Pokémon eccezionale per questa lotta e Lopunny si blocca a utilizzare U-Turn come abbiamo visto 100 volte su Pokémon Radical Red. Per i restanti Pokémon ho tutti degli hard counter, quindi la battaglia fila praticamente tutta liscia, a parte quel piccolo incidente su Dewgong. La quinta lotta forse è ancora più semplice all'apparenza, in realtà c'è una situazione per la quale rischiamo qualcosa su Dodrio, dobbiamo entrare su Virizion, che è un Pokémon assassino su Radical Red, che poi non è Virizion, è la sua Pardox, vabbè. Insomma, lui era l'unico scoglio, alla fine riusciamo a far entrare Dodrio al sicuro, gli facciamo tirare una mossa, Virizion non switcha perché Dodrio fa troppi danni ai Pokémon dietro, i restanti Pokémon vengono assolutamente annullati dai nostri Pokémon, in particolare da Jellicent, che fa praticamente il lavoro che di base fa Marowak. Ah sì, e poi DNC esplode su Snorlax, che sopravviviamo, però con Misty Explosion abbiamo dei traumi in questa sfida, quindi mi sembrava giusto segnalarlo. E poi c'è la sesta lotta, che probabilmente è la più semplice di tutte, a parte Dodrio che è un assassino one shot a Clefable in lead, ma poi sfruttiamo Dondoso che switcha sempre davanti ad Among Us per addormentare Pokémon random e entrare su di loro. Questa è una di quelle sfide in cui giochi Among Us e ti diverti a vedere l'avversario non capirci niente, lo mandi in terapia. Non c'è molto da dire, nel senso, state vedendo voi com'è andata sta battaglia. È abbastanza ridicola, ma questo è il potere del è il potente Among Us, cioè c'è poco da fare. Ah, e poi sì, c'è la settima battaglia, che è andata... è andata? Ok, ultima fight della mia vittoria, ma è una lotta in doppio, in teoria siamo molto preparati, non so cosa possa andare storto, se però va storto qualcosa, ok. Ma è l'ultima lotta della mia vittoria, possiamo saccarle tutti questi, tranne, se possibile, Zard. Snorlax, scusatemi, Ok, stavo dicendo perché non stai diventando Zen, bene. Allora, è un Trick Room Team in particolare, mi intimidate di Scrafty, arriva un tempo. L'intimidate di Dewgong non ci interessa perché qui la play è molto semplice. Fake Out su Darmanitan, Switch di Dewgong che serviva solo per preservare Marowak dall'intimidate. Arriva il Fake Out su Darmanitan. Arriva un inconcepibile knock off di Scrafty su Tinkaton anziché Fake Out. Questo è rognoso. Wow, knock off può avere priorità più alta di Fake Out. Non ho mai visto questa roba. Qui Marowak perde il Thick Club. Questa cosa dà un mare di problemi, ragazzi. Knock off su Marowak, crit lo butta giù. Qua è switch di Tinkaton dentro Dreadnought sicuro. Ed è Dreadnought a rompere il multiscale e non Marowak. Questo è ancora peggio probabilmente. E Marowak però deve colpire per forza Darmanitan, perché è l'unico turno che ha per non fargli mettere la stella Trick Room. Oh, qua è Tinka fuori dentro Dreadnought, è l'unica. Qua devi semplicemente fare Shadow Bone e switchare Tinkaton e entrare di Dreadnought. L'unica out che abbiamo, raga. Questo muore. Ora rischiamo un crit su Marowak, perché qua arrivano off 100% su Marowak, secondo me. Ok, qua Marowak è giù di crit. Resisti. E ora... no! Possono entrare? Non ci credo. Ma sul coso sono segnati come due allenatori diversi. Sul coso. Hanno due colori diversi. La risolviamo, la riprendiamo, Dreadnought. Ah, qua è Detect. Arriva Ice Fang. La riprendiamo, tranquilli. Sei cringe? Cioè, il concetto è che se sull'altra slot non c'è Trick Room, va bene. Ok. Adesso, Dreadnought killa Dragalge, Marowak switcha ed entra Tinkaton. In questo modo, se rientra Copper Rajah, muore. Tinkaton è safe. Runerigus viene tirato giù da Tinksy, è top. Ok. Vedere chi minchia entra. Beh, questo qua non sta capendo niente. Mi ricorda sta fight qua. Mi ricorda la fight con Giovanni in questo momento. Sarà l'ambient. Chi cazzo è di là? Ok, Copper Rajah, Shalla, questo è morto. Però qui tu vuoi switchare Dewgong, secondo me. Perché vuoi avere un fake out il prossimo turno a tirare su Vikavolt. Oh, l'unica cosa che rischiamo forse è un crit di Scrafty o qualcosa del genere. Questo qua vuoi fare questa roba qua? Rischiamo un po' Dewgong qua. Questo dovrebbe essere morto sempre. Mamma mia, che brutto sprite Copper Rajah. Mamma mia, portare Dreadnought, ragazzi, è stato clamoroso. Bene.
Ok, lui si è fissato. Ok, top. Qua è Aqua Fang più Ice Beam. Questo ha multiscale, quindi tanca questo Aqua Fang di Dreadnought al 50% circa. Dugong ora fa più danni perché non è più multiscale e questo muore. Dipende un po' ora da cosa fa Scrafty. Ok, è un knockoff su Dugong che perde l'Assault Vest. Temo che sia morto Dugong. Oh, qui purtroppo non aver dato una Rock a Dreadnought. Vabbè, tanto era solo Rock Slide, no? Allora, qui è Aqua Fang su Vikavolt più Ice Beam. Killano sempre. Credo. Ok, no, Dugong è quasi sicuramente morto. Dugong, clutchala. Che ne dici? Clutchala. Molto semplice quello che devi fare. Prendi quei due roll di Drain Punch. È un 2 su 16. Magari Scrafty impazzisce e va su Dreadnought di Drain Punch. Claccia, 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 claccia. Claccia. Min roll, min roll, min roll. Ma vaffanculo, va. Sì, vabbè. Cursata sta fight. Carogne bastard. Sparatevi insieme. Dugong, non te lo meritavi. Ma porco due. Ma tra knockoff e il documento, santo Dio. Facciamo che siamo alla Lega e non abbiamo bisogno di rematch. Di boss fight opzionale. E se ne abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di Dugong. Tutto sommato, Snorlax può fare il lavoro che fa Dugong. Godetevi questa roba cringe. Wow, è al 100, è oltre il level cap. Come faremo? Ah, devo assolutamente hittare questo Focus Blast. Oh, diamine, l'ho missato. Ho perso. Oh no, devo hittare Focus Blast. 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 Devo hittare Flamethrower ora. Lol. Io odio queste cose meme dei creatori di Radical Red. Ma, tant'è. Gente, questo era il trial esplorativo, comunque.